Dovete pensare che il nostro fabbro nella scuola si chiamava il Papa, che era in via di fondo. Il Papa riusciva a fare le ferri che si consumano di acciaio rapido che venivano temperati e fatti in un certo modo. Quindi pensate bene che rapporto e che legame c'era tra il fabbro, il falegname, lo scultore, il carrettiere che ti portava i marmi, eccetera. Ma il fabbro era importante perché se una subbia lavora, che riesce a togliere tanta roba, se è temperata bene. Temperata bene significa scaldarla nella forgia, poi dopo metterla dentro l'acqua quando batterla, fare la subbia, gradino, quello con i denti e lo scalpello, batterla così e poi tuffarla dentro l'acqua. A seconda del colore di questa tempera che viene data per diventare un acciaio, che era un violaceo, un rossiccio, eccetera, eccetera, lui sapeva. C'era chi le sapeva fare e chi no. Perciò questo qui, da tanto forse che era bravo, eccetera, fu chiamato il Papa.